Shanghai è una città incredibilmente organizzata in questo momento. Io quando sono andato le ultime volte pensavo di trovare una città come Napoli, un po' disturbata e un po' bella. Invece non è disturbata, è solo bella, pulita, in ordine. C'è quello che era il nostro senso del fare una volta quando avevamo un altro ordine noi. Che cosa vuol dire questo? Che noi siamo fuori? No, no, non siamo fuori, noi siamo in un momento di passaggio e questo passaggio ci dovrà condurre in una situazione dove riprendiamo rispetto delle nostre cose e quindi continuiamo a creare, perché in questo senso, come ideatori, come creatori, come creativi e come persone che alimentano nuove situazioni, in questo siamo insuperabili, nonostante il nostro momento di economia non solida. Perché siamo insuperabili? Perché quando si fa una casa, se le fondamenta sono giuste, la casa non cade. Le fondamenta italiane sono profonde, sono molto molto forti, sono fondamenti che vanno dall'antica Roma, Caput Mundi, ad oggi, vanno ancora prima. Cioè voglio dire, sono talmente solide, talmente forti attraverso il Rinascimento e tante altre cose che hanno insegnato a quelli che ci hanno preceduto e quindi a noi, perché non si sa come si fa a trasferire dagli altri che non ci sono più a noi le informazioni, le notizie o la cultura. La cultura è nell'aria, la cultura è nei movimenti, la cultura è per la strada, la cultura è il tuo modo di camminare, di parlare, di educarti e di educare. Quindi devo dire che questo purtroppo non ce lo può togliere nessuno. Certe volte sono sconvolto nel pensare come mai la Grecia abbia una crisi così profonda. Come può la Grecia, che è uno dei segni più forti del mondo, cioè la Grecia, oggi potrebbe essere quella che insegna agli altri come si sta al mondo, eppure sono in una profonda crisi. Perché? Perché la gestione politica, la gestione economica è corrotta. La corruzione è uno dei mali più forti, ancora più forti dell'inquinamento, e lì bisogna combattere. Bisogna che dei nuovi giovani vengano in un modo pulito a gestire i luoghi, a gestire le città, a gestire il comportamento delle persone. Quindi, da un lato vediamo la Cina enorme, pronta ad accogliere, dall'altra vediamo una Grecia piccola, pronta a rifiutare. Ecco, queste due forze opposte non si possono escludere. Perché la cultura greca è una cultura che è nella testa di tutti. Chi ha la testa ha la Grecia dentro. Chi ha la produttività ha la Cina da guardare.